Buongiorno, ci eravamo lasciati con un discorso relativo alle cantilene. Stiamo parlando dei nostri principi di lettura, cioè di quei consigli che io vi posso dare in poco tempo per cercare di leggere bene, oserei anche dire di ascoltare bene. Oggi parliamo di una cantilena specifica, particolare, che io definisco con i miei allievi fare bubu. Capirete presto perché io così definisca questa cantilena. Se voi aguzzate le orecchie, la sentirete molto frequentemente, soprattutto in giornalisti, ma anche in lettori di testi di Vie Crucis, oppure in altri lettori inesperti che però vogliono imprimere un profondo senso emozionale. In che cosa consiste questa cantilena? Questa cantilena consiste in un cambio nella voce parlata di note dal basso all'alto e dall'alto al basso. Ha un po' a che fare con quello che ci diceva la maestra delle elementari quando ci insegnava a leggere, dicendoci che dovevamo variare, dovevamo fare dei cambiamenti, colorire. Ecco, è da questo che nasce Bubu. Ve lo vorrei far sentire in una delle mie poesie preferite, che è un sonetto di Petrarca, Movesi il vecchierel canuto e bianco. Scusate, ecco Petrarca con il fare bubu. Movesi il vecchierel canuto e bianco del dolce loco va su età fornita e dalla famigliuola sbigottita che vede il caro padre venir manco, indi traendo poi l'antico fianco per le estreme giornate di sua vita quanto più può. È inutile spiegarvi perché io lo definisca fare bubu, perché qui succede quello che succede nell'eloquio di Yogi, di Bubu e di Cindy quando nel parco di Yellowstone vanno a caccia dei loro cestini. Questo andamento porta al fatto che si evidenzino delle parole che forse non ha senso evidenziare, ma che vengono portate in un certo rilievo in quanto in una posizione comoda rispetto a questo andamento fluttuante. Per non fare bubu, che è una tentazione irresistibile, proprio perché l'unica possibilità che noi abbiamo di fare questa coloritura è appunto cambiare la nota, perché noi siamo tutti dei melodici napoletani in pectore. Invece, quello che dovremmo fare è cambiare la ritmica, dovremmo tendere a essere lievemente più rock. Adesso vi farei sentire questo meraviglioso sonetto. Senza bubu. Movesi il vecchierel canuto e bianco del dolce loco ov'a sua età fornita e dalla famigliuola sbigottita che vede il caro padre venir manco. Indi, traendo poi l'antico fianco per le estreme giornate di sua vita, quanto più può col buon voler saita. Rotto dagli anni e dal cammino stanco, e viene a Roma seguendo il desio per mirar la sembianza di colui che ancor lassù nel ciel vedere spera. Così lasso talor vo cercand'io, donna, quanto è possibile in altrui la disiata vostra forma vera. Perché questo è il mio sonetto preferito? Perché qui accade qualcosa che mi accade anche quando vedo Casablanca o quando vedo Via col vento, cioè io so già benissimo come va a finire, so che Ingrid Bergman mollerà Humphrey Bogart e che Rhett Butler farà lo stesso con la Rossella, ma fino all'ultimo io casco nella trappola narrativa e spero che qualcosa di diverso accada. Ed è così, anche in questo sonetto io penso che la storia sia quella del vecchierello che va a Roma a vedere la Veronica.
E poi c'è un colpo di scena che ogni volta mi commuove. Il vecchierello in realtà è il poeta che cerca l'immagine vera di Laura, con un passaggio veramente al limite. Bene, fatta questa lezione, vi saluto e spero che ci rivedremo presto per un'altra indimenticabile cantilena. Grazie.